Ciao ragazzi, oggi grazie a Quick Party sono diventato un pirata. Se vi ricordate vi avevo presentato Quick Party qualche tempo fa, quando si parlava di organizzare delle feste in casa a tema. Diana e Pevisca hanno avuto un'idea fantastica, ovvero quella di realizzare delle vere e proprie box già prepronte con tutti i materiali per realizzare una festa tematica. Vi avevo mostrato qua su in alto, potete vedere il video dedicato alla festa delle principesse. Oggi andiamo a sbirciare dentro la set box dedicata invece alla festa dei pirati. Ed ecco il nostro kit per la festa, ovviamente anche questo in tema piratesco, con tanto di teschio e di titolo Pirate Party. Andiamo ad aprirlo e dentro scopriamo molte sorprese. Prima avevo fatto già vedere la corona da pirata, ma all'interno ci sono molte sorprese. Lo chiediamo bene in questo modo, andiamo a sbirciare. Già avete visto delle bandane con cannuccia che i bambini potranno mettersi in volto per poi far finta di essere dei bucanieri. Giustamente abbiamo due bandane. Poi io vado un po' a casaccio, prendo proprio la box. Qui abbiamo degli adesivi dell'acqua di oceano da poter appiccicare alle vostre bottiglie di acqua minerale, quindi togliendo la classica etichetta dell'acqua e inserendo questa. Poi abbiamo due segni accumuli di panini o dolcetti, abbiamo gli occhi di pirata, zac, da mettere sul nostro insieme di panini, sulla nostra piramide, poi abbiamo le bombe, ovviamente di cannone, occhio alle bombe. Poi abbiamo questi deliziosi sacchettini, come vedete, c'è scritto il forziere del fantasma, dove poter inserire caramellini, dolciumi, un piccolo ricordino che i bimbi poi si possono portare a casa. Eccoli qua. Poi abbiamo dei baffoni da pirata, l'immancabile uncino, sempre dotato di cannuccia, un altro uncino, una bella barba da pirata da potersi mettere sopra la bocca, abbiamo altri sacchettini, un'altra barba. Il totale dei numeri del set è, diciamo, il numero comune è il 10, per cui avremo 10 possibilità di mascherarci con bandane, barbe e quant'altro. 10 bandierine da poter mettere sopra i nostri panini, cupcake, muffin, dipende un po' cosa avrete nella vostra festa. Dopo abbiamo i segnabicchieri da appiccicare sui bicchieri della vostra festa e poi anche un altro paio di baffoni. Abbiamo qua tutte i nostri forzieri del fantasma e qua interno c'è questa scrittina che è proprio un adesivo, io mi ero dimenticato di spiccicarvelo, un adesivo per poter chiudere questo sacchetto. Poi abbiamo questi qua che sono 10 sacchetti alimentari, Pirate Party ovviamente, dove poter inserire dolciumi e quant'altro, popcorn, salatini, insomma quello che state pensando per la vostra festa. E infine, perché Quick Party non è solamente la parte decorativa, ma anche gioco e ambientazione completa della festa, in regalo abbiamo anche una carta gioco con due giochi di gruppo da fare alla festa. Uno ve lo lascio sorpresa, simbolo di pirati, l'altro ve lo racconto che è proprio simpatico, che l'altro è simpatico. Questo mi è piaciuto subito a prima occhiata. Si chiama Duello di Sciabole e funziona così. Lo scontro si tratta di fare delle sfide a coppie, dopodiché si fa una specie di girone e chi vince la coppa del pirata di giornata, che potrebbe essere magari una coppa di gelato, il bis della torta, insomma. Ovviamente mi raccomando di non fare mai giochi competitivi, ma giochi di partecipazione. Come funziona? Ogni pirata deve dotarsi di una spada. Ecco qua la nostra spada in questo caso. Le spade saranno gli spaghetti. Il pirata combatterà con una mano sola, ovviamente, quindi l'altra mano dietro la schiena, come i veri professionisti. E l'altro pirata avversario avrà anche lui uno spaghetto. In questo caso perché è più corto? Perché mi si è appena rotto mentre lo prendevo per fare il video, il bello della diretta. A questo punto cosa succede? I due litiganti devono darsi delle spadaccinate così, utilizzando solo gli spaghetti. L'obiettivo non è colpirsi in questo modo, ma solamente spadaccinarsi finché si rompe lo spaghetto e questo ovviamente è il vincitore. Chi rimane con lo spaghetto intero vince e passa alla sfida di coppia successiva. Chi vincerà la sfida finale sarà il pirata, vincerà il trofeo pirata della festa dei pirati di Quick Party. Per tutti i set box di Quick Party, per altre informazioni, le potete trovare cliccando nel link che vi lascio qui nelle informazioni, ma anche qui in sovraimpressione. Io vi aspetto per le prossime feste di compleanno e vi lascio al video che ho realizzato per creare un costume da pirata completo con il Fight Tag, che vi potrebbe essere utilissimo grazie alla corona a disposizione di Quick Party per la vostra festa di compleanno da pirati. Io vi saluto, alla prossima, ciao ciao, Davide.